Ciao a tutti, eccoci in questo nuovo video FIFA Mobile. Oggi siamo qua perché, come vedete da questi 1000 FIFA Points che ho, andremo ad aprire dei pacchetti, cioè un pacchetto dal negozio da 1000 FIFA Points. Devo vedere un po' prima quale, perché naturalmente devo vedere quale mi mancano più, cioè meno cose. Magari, allora qua me ne mancano 10, 11 qua me ne mancano da mettere, qua non metto niente, qua me ne mancano solo 4, quindi io direi di andare a fare Fernando Torres e quindi lo prenderemo in questo video. Andiamo prima ad aprire questi pacchetti qua. Partiamo da questo qui di Lega contro Lega, che adesso mi stanno rimettendo anche nei tornei, perché prima non capisco perché non mi mettevano più a fare i tornei, e quindi adesso sono un'altra Lega e faccio i tornei finalmente, e quindi possiamo prendere Rodriguez forse. Vabbè, comunque si trova sempre questo in questo pacchetto, quindi va benissimo. Adesso apriamo questi qua con la corona. Vediamo un po', vabbè, questi si trovano di solito, magari può essere anche un pezzo mappa, un doblone a volte, però è più difficile. Apriamo un altro di quelli con la corona. Vediamo. Come avevo detto, appunto trovano pezzo mappa da 50.000 e diciamo che va benissimo. Perché quello ce l'ho, cioè, l'ho già messo, quindi non lo devo rimettere e va più che bene. Adesso tra queste vediamo che troviamo. Abbiamo due attaccanti, due centrocampisti e uno di difensore. Abbiamo Mandzukic, che ce n'ho un po' di Mandzukic, però oh, che fastidio sti capelli oggi. Danno un fastidio. Ok, Mkhitaryan. Oh, non me l'ha aperto. Vediamo un po'. David Silva. Poi, altro centrocampista. Di chi è? Carvalho. Non mi serve. Non ho quella. Questo invece è Aurier. Beh, buono. Aurier, dato che lo sto cercando di completare, vero? Di nuovo, eh sì, quindi possiamo toglierne una e mettiamo questo così. Così abbiamo una divisa jolly da mettere da qualche parte. Bene, andiamo a aprire gli ultimi due da qui, che sono due fuori classe di colpi mercato. Spero di trovare buone cose. Lucas, ok, chi è? Non vale niente sicuro. E qua invece troviamo, vabbè, Wood. Forse già un po' di più dovrebbe costare, però andremo a vedere dopo. Adesso direi che andiamo al negozio a aprire quello degli attaccanti. Questo qua, il pacchetto degli attaccanti. Eccolo, è bello come pacchetto. Speriamo di trovare 4 di quelle, che se no mi arrabbio tantissimo. Facciamo apri pacchetto, vediamo un po'. Allora, giocatore oro, ok, apriamo XP attaccante, 2 XP attaccante, poi troviamo la divisa di Van Persie, poi oro, divisa, oro, oh, dammi altre XP, una, ci manca solo un'altra, oro, ok, l'altra XP, e ci abbiamo Fernando Torres 97. È fortissimo, sicuro. Arriva a 98-99 tipo. Vabbè, poi altra divisa, oro, divisa, oro, un altro XP attaccante e un altro giocatore oro. Bene come pacchetto, non ci sono stati fuori classe, però se adesso noi andiamo nei piani e ci andiamo pure subito, mettiamo prima qua queste. Poi vediamo, ci abbiamo qua da mettere. Poi ci avevano a mettere questo, buono, 7 su 20, ce la posso fare a prenderlo. E poi andiamo a Torres, che
finalmente è nostro grande, finalmente il primo attaccante che prendo. E lui sarebbe a TT, però tipo, cioè solo a T. Vabbè, lui è impossibile da prendere, ce ne vogliono 100. Però attaccando di lui possiamo pigliare solo lui, cioè di attaccante, quindi lui e basta. Facciamo ottieni e prendiamo anche Fernando Torres. Siamo già a buon punto di giocatori, eh. Ne sto prendendo un bel po', eccolo qua, 97, che diventa tipo 99, dovrebbe diventare quello che ho, ovvero più alto della squadra. Bene, facciamo continua. Poi sempre questo, ci dà sempre pacchetto piccolo. Ah no, ci dà XP aggiornamento. Vabbè, XP allenamento. Bene, non so, vabbè, a che servirà però. Perché se notate poi, questi gettoni non li troviamo da nessuna parte. Cioè, li tolgono proprio, li nascondono tipo, credo. Una cosa del genere. Vabbè, andiamo alla squadra. Eccolo qua da mettere al posto suo. E diventa 99. Oddio, 95 la squadra adesso. 95, grande. No, sicuramente. Lui diventa 89. Vabbè, però lasciamo così. Oddio, la difesa pure. Allora, quanti ci abbiamo? 1, 2. 3, pure Pogba 99, 4 e 5 giocatori precampionato ci abbiamo. Cioè Torres è fortissimo tanto. Andiamo un attimo al mercato, andiamo a vendi. Diciamo tutti, gettone, prendiamo questo e questo qui. E sono 60.000, non male. E andare di nuovo ai piani perché sempre qui. Vediamo un po' di mettere delle altre cose a posto. Devo mettere qua questi. Eventi, niente, miglioramenti, c'è qualcosa. Ah, qua ci dobbiamo mettere dei giocatori. Siamo a 26. Qua niente. Allora, questo qua che sarebbe? Che mi dà? Questo che mi dà? Non lo so che mi dà. Vabbè, non me ne importa. Andiamo ad aggiungere pure qua. Vediamo un po'. Miglioramenti. No, che volevo vedere solo chi c'era rimasto da poter fare. Va bene. Biglia, spero di poterlo fare. Poi Rodriguez pure. Vabbè, allora, 2 settimane e 5 giorni. Sarebbero 14 giorni più 5. Oh, sono 19 giorni. Quindi se mi continuano a mettere nei tornei, qua ci siamo per lui. Vabbè, in 19 giorni bastano anche quanti di questi al giorno? Non lo so. Però, boh, ce la posso fare a prenderlo lui. E poi dobbiamo trovare qualche altro XP difensore solo. E ce la posso fare pure per migliorare lui, magari, Urier. E ci possiamo provare. Perché fino a, sì, abbiamo tempo fino al 31 ottobre e poi ci sarà il nuovo FIFA Mobile che sicuramente sarà molto bello e quindi adesso sto facendo questo qua per avere più gettoni, cioè più dobloni. Sto facendo questo e non più questo perché ci vuole più tempo a fare questo, quindi come vedete, sono di nuovo 1 milione di crediti, quindi cioè è troppo. E se vi è piaciuto questo nuovo video, iscrivetevi al canale Peppe Cash, poi lo spesso la farò su Frabischi, ma soprattutto se vi è piaciuto questo nuovo video, iscrivetevi e lasciate un like. Ci vediamo, ciao a tutti!